Buongiorno a tutti dal mio Instaport, siamo qui a registrare questo video post partita, bestemmia, Geuma, che sofferenza. Che dire, Milan ha sofferto molto il Brescia, il Milan non mi è piaciuto intanto come aggregato, Milan bruttissimo, Milan che viene salvato sempre dal solito, Ante Rebic che nell'ultima partita con la doppietta ha fatto portare in Milan a vincere una partita molto fondamentale come quella di Milan-Udinese e come quella di oggi, il Brescia-Milan. È sempre un mostruoso in porta, dicono non ha 20 anni, un giovane portiere si è salvato ancora per l'ennesima volta oggi, pure con l'Udinese si è salvato, nonostante la cappellata che ha fatto in quell'uscita, ma si è salvato. Come in altre partite si è salvato sempre lui, Grigio Donnarumma, un santo da fargli uno stato per me. Voglio dire, pochi si salvano, pochissimi. Benacer si salva, è uno di quelli che si salva. Ibra non si salva, ma non si salva. È la meglio della strada, sbagliare un gol importante nel primo tempo sull'1-0. Castillejo a tenere una partita un po' sottotono e una partita un po' al livello alto. Poi Leao non mi è piaciuto, come Çalhanoğlu, Kessié non mi è piaciuto, Romagnoli mi è piaciuto, i terzini non mi sono piaciuti molto, un pochino di più, Hernández mi è piaciuto un pochino di più, ma non è che ha fatto una prestazione perfetta. Sì, ha fatto alla fine quell'azione, che ha preso una traversa. Poi Donnarumma, ottimo, per me un 8. E al fantacalcio io ho fatto su Sky, mi hanno messo 7, per me è una cosa scandalosa, un 7 a Donnarumma. Poi, complimenti, veramente complimenti al Brescia che ha fatto una partita molto meglio di quella che ha fatto l'Udinese contro di noi. L'Udinese meritava molto di più quello che si è visto nel risultato, meritava per me una vittoria. Il Milan un po' a fortuna, un po' vittoria di carattere, perché ha saputo soffrire. Questo lo possiamo ammettere, ha saputo soffrire, però la prestazione non mi è piaciuta per niente. Il Milan non può permettersi di soffrire un avversario che è ultimo in classifica per rispetto il Brescia. Ma il Milan, se vuole ambire a obiettivi più alti, non può permettersi di soffrire l'ultima in classifica. Se è ultima in classifica, non, penso, mi sembra comunque se non è ultima, già una retrocessione. Comunque, vi invito a mettere un mi piace a questo video, condividete, commentate. E voglio ricordare un'altra cosa, complimenti a Pioli, ha avuto una pazzia di non mettere pure Krunic insieme a quando ha fatto entrare Rebic, perché in quel momento il Milan subiva azioni la Brescia, il Milan era morto a centrocampo e doveva cambiare pure qualcosa a centrocampo. E anche ringraziamo Rebic che ha segnato, se no Krunic per me ce lo potevamo poi scordare perché era pronto ad entrare Piontek. Sto dicendo, vi invito a mettere un mi piace a questo video, condividete, commentate, seguitemi su Instagram, per ora ho il blocco su Instagram, non posso mettere post, non posso mettere mi piace né commentare su Instagram, posso mettere soltanto story, messaggiare, quindi seguitemi e se non sbaglio la prossima partita è mercoledì in Coppa Italia contro il Torino in casa, se non è mercoledì è giovedì, cioè, giovedì comunque incontrare un giorno prima della partita di Coppa Italia, io caricherò un altro video su YouTube. E non è male, forza Milan.